In quel tempo Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a Gennesaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barelle i malati, ovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccavano venivano salvati. Vi saluto, ci ritroviamo nel commento e nell'ascolto insieme dei Vangeli. Sono Don Mario Cagna, mi occupo della pastorale della salute nella diocesi di Chiavari, sono anche assistente religioso nel polo ospedaliero di Sesto Levante e assistente spirituale in cure palliative hospice, e mi occupo molto anche in questo momento della formazione di operatori anche al di fuori della diocesi. E ancora una volta ci troviamo di fronte al Vangelo di Marco, continuiamo a leggerlo in questa settimana, siamo al capitolo sesto. In questa settimana, come già ci ricorderemo un po' tutte queste giornate, e spero di non diventare troppo noioso, ci prepariamo a vivere un momento particolare di preghiera per i malati e con gli ammalati nella giornata mondiale del malato, che nella nostra diocesi avrà la celebrazione della messa in cattedrale l'11 febbraio alle 15:30, e a cui siamo tutti invitati a partecipare. Il tema della giornata è questo: non è bene che l'uomo sia solo, curare il malato curando le relazioni. È proprio questo tema, non ho scelto i Vangeli, sono quelli che sono capitati per grazia di Dio, hanno uno sguardo anche proprio sulla malattia in questa settimana. Però vediamo, siamo al capitolo sesto di Marco, e Gesù e i suoi discepoli hanno compiuto la traversata fino a terra. In questa traversata, che è partita dopo la condivisione dei pani e dei pesci, sfamare la folla, l'avanzare di molto pane messo su una barca, Gesù spinge i discepoli, forse lo ricordate, nella settimana passata, spinge i discepoli verso il mare e affrontano la tempesta. E Gesù arriva e loro non lo riconoscono e dicono è un fantasma. È interessante questo passaggio perché viene ripreso. Viene ripreso in questo, comunque l'hanno preso sulla barca, giungono a terra, a Genesaret, e approdano. I discepoli, gli apostoli, non hanno riconosciuto Gesù. La folla, che è sulla riva del mare, che chissà perché sono riusciti a capire che sarebbero arrivati lì, riconoscono, lo riconobbe. E cominciarono a portargli sulle barelle i malati, dovunque divano che gli si trovasse. Ecco, a volte non è chi studia, chi ha una grande competenza tecnica, chi sa fare bei discorsi, che sa riconoscere il Signore. Lo sa riconoscere qualcheduno che ci mette amore, che ritrova dentro di sé forse anche un bisogno, ed è un bisogno di cura, di relazione, di benessere, che è un po' il tema della giornata anche. Lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del mantello, con una delicatezza. Dice un amico che si occupa di salute a Firenze, un diacono della chiesa di Firenze, un medico, mi dice, sai, un giorno mi ha detto, la sofferenza è contagiosa. Molte malattie nel passato venivano considerate impure, fonte di lebbrosi, per esempio, no? La gente doveva stare distante, la lebbra non era solo il morbo di Hansen, ma molte altre malattie della pelle.
Ma è un po' tutta la sofferenza che noi tendiamo a tenere distante perché ci contagia. Perché noi siamo fatti così, noi comprendiamo la sofferenza dell'altro e ce la portiamo dentro. E allora in qualche modo i malati venivano, e in modo molto diverso, ma non completamente, un po' tenuti distanti. È difficile parlare di malattia fase terminale della vita, è difficile parlare della morte, è difficile parlare di malattie che non guariscono. È difficile perché soffriamo, anche se stiamo bene, non siamo, come dire, freddi in questo. E la sofferenza ci spaventa e abbiamo come paura che contagi. E allora la delicatezza delle persone che portano i malati. Supplicavano di poter toccare almeno il lembo del mantello, non toccare Gesù, non ti vogliamo fare male, non ti vogliamo far soffrire, ma almeno toccare il tuo mantello, il lembo del mantello, con una delicatezza che c'è e che Gesù certamente apprezza. Ed è interessante, ecco, e quanti lo toccavano, ci dice Marco, ancora una volta senza riferire una parola di Gesù, eppure quanto ci dice di Gesù. Chi toccava il lembo del mantello, quanti toccavano lui per essere più precisi, venivano salvati. Non è solo un fatto di fisico, ma è veramente qualcosa che riguarda la completezza della persona. E lo volevo leggere. In sintonia con questo, un altro passaggio, sapete che ogni anno il Papa scrive una lettera per la giornata del malato, per i malati, per chi se ne prende cura e per tutti noi. In un passaggio dice questo: per questo motivo, l'esperienza dell'abbandono e della solitudine, il motivo è siamo fatti per la relazione, per questo motivo l'esperienza dell'abbandono e della solitudine ci spaventa e ci risulta dolorosa e perfino disumana. Lo diventa ancora di più nel tempo della fragilità, dell'incertezza e dell'insicurezza, spesso causate dal sopraggiungere di una qualsiasi malattia seria. E allora, proprio questo invito ad essere delicati, sia che viviamo l'esperienza della malattia, sì che viviamo l'esperienza di essere sani, ma che ci prendiamo cura di delicatezza e di incontro. E di capacità di non spaventarci, ma di stare vicini perché spaventa l'essere soli ad affrontare una prova difficile della vita. Grazie, a domani.